should have been 1, 2, 3, but recently something has happened to me. Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Trauma Box qui. La categoria di peso più importante, senza dubbio più eccitante in questo momento, è quella dei pesi massimi. Abbiamo un campione, Tyson Fury, che sa stare al centro dell'attenzione, e abbiamo una lista di contendenti al titolo di dominatore della categoria molto molto lunga. Ci sono così tante cose da dire che sto provando a fare questo video da molto tempo, ma continuo ad aggiungere molta carne al fuoco, quindi ho dovuto prendermi una tisana, ho dovuto parlare un pochino con un amico, calmarmi, e adesso parliamo soprattutto del torneo WBA e del ritorno di David Haye sulla scena. Allora, sappiamo che la federazione WBA ha indetto un torneo per unificare tutte le versioni mondiali del suo titolo nei pesi massimi, e ho già messo la grafica su Facebook. E sappiamo che i campioni in azione saranno Tyson Fury, campione WBA Super, Luis Ortiz, campione WBA Interim, e Ruslan Chagayev, campione WBA Regular. La cosa che trovo molto interessante di questo torneo è che la strada più difficile per arrivare alla vittoria è data proprio al campione più importante, ovvero Tyson Fury, che se la dovrà vedere nel primo match con Vladimir Klitschko, nel rematch di quello che è stato uno dei match, dal mio punto di vista, migliori dello scorso anno. So che molti, quasi tutti i fan della box hanno detto che quel match faceva schifo perché si sono stati tirati pochissimi colpi, perché c'è stata pochissima azione, Vladimir Klitschko è vecchio. Però io ho trovato veramente, veramente molto intelligente il modo in cui Tyson Fury è andato ad affrontare il match, il modo in cui ha preparato il match, ha venduto la sua immagine, e poi soprattutto alla fine ha anche cantato, quindi mi sono divertito molto, molto, molto. Il rematch con Vladimir Klitschko è in trattativa in questo momento, e si è parlato di un possibile incontro all'Allianz Arena di Monaco. Se lo faranno lì, io credo che andrò a vederlo, e la copertura del match da parte di Trauma Box sarà live. Dovesse Tyson Fury liberarsi, e io me lo spero, Team Fury ovviamente, di Vladimir Klitschko, se la dovrà vedere con il vincente tra Ortiz e Ustinov. Io non conosco Ustinov sinceramente, ma avendo visto cosa Ortiz è riuscito a fare a Brian Jennings e cosa è riuscito a fare nei match precedenti, io credo che un avversario che ha meno importanza come Ustinov non dovrà essere un problema per lui. Dall'altra parte del tabellone abbiamo Chagayev, Brown e Okendo, che sono nomi meno importanti. Io conosco sinceramente soltanto Chagayev, che per il fatto che ha perso da Vladimir Klitschko. Che dire, quindi sembra che la strada per Tyson Fury sia davvero molto molto difficile, e ultimamente tutti stanno cercando di ottenere un match da Tyson Fury, tutti i pesi massimi. Sappiamo che Ortiz ovviamente ha chiamato un match con lui e lo otterrà molto probabilmente. Deontay Wilder, abbiamo visto cos'è successo l'ultima volta che Deontay Wilder e Tyson Fury sono stati sullo stesso ring, ovvero che Tyson Fury si è tolto il gilet, si stava per togliere la camicia e stava per iniziare a dare di matto come al suo solito. Vladimir Klitschko otterrà il match. David Haye, appena finito il match con Mark Demory, ha subito iniziato a reclamare un match con Tyson Fury. Tutti credono evidentemente che Tyson Fury sia il campione non solo più accreditato, avendo battuto Klitschko, ma anche più battibile, perché sappiamo che in passato Tyson Fury si è presentato durante i match in scarsa forma, con delle tettine, con la pancia, tutto peloso, sembrava effettivamente un parvenu. Però io dico che certe volte per le persone con un grande fisico è difficile riuscire a perdere peso, riuscire a entrare in piena forma anche dal punto di vista del
della forma fisica, proprio del fatto che i muscoli siano scolpiti. Però, vabbè, ma del resto se mangi, quindi. Vabbè, che cazzo sto dicendo? Sappiamo che Tyson Fury è stato messo al tappeto un paio di volte, senza perdere, ovviamente. Però io credo che tutte queste cose, la scarsa forma con cui si è presentato qualche match, il fatto che sia stato messo a terra, siano dovute al fatto che Tyson Fury quei match li aveva sottovalutati. Non l'ha fatto con Vladimir Klitschko, si è presentato all'incontro con un piano di gioco, con una tattica praticamente impeccabile, che è l'unica che può funzionare con Klitschko, che è più potente di lui e che alla corta distanza tende molto ad abbracciare. Quindi io non lo vedo Tyson Fury come sfavorito in nessuno di questi match se non in quello contro Luis Ortiz, probabilmente. Gli altri li vedo tutti quanti alla pari, però anche questo Luis Ortiz non vorrei cadere nella tentazione di dire che è più forte di quanto non sia davvero. Parliamo un attimo di David Haye. La cosa impressionante di questo pugile inglese è che dopo 2 anni di inattività torna contro un avversario scandaloso. Infatti, ho fatto un video di protesta contro questo match. Totalmente squilibrato, mette KO Mark De Mori e 3 milioni di persone si sintonizzano per vedere il suo match. Quindi vuol dire che David Haye, nonostante la sua inattività, è ancora un nome che conta parecchio all'interno del pugilato. Tornerà a combattere nei primi di maggio contro un avversario che ancora non conosciamo. Io dico una cosa. David Haye al momento è nono nella classifica WBA e la parte destra del tabellone possiede solo 3 nomi. Manca un nome. Non è, io credo che faranno in modo di inserire David Haye in questo torneo e di dargli una chance per il titolo mondiale, perché è un nome che muove davvero molto molto pubblico e molti molti soldi. Il match che ha intenzione di svolgere a maggio lo farà sicuramente contro un avversario che sta nel ranking più in alto di lui per quanto riguarda la WBA. E molti hanno iniziato a pensare ad un possibile match tra nomi conosciuti, che sono quelli di David Haye, appunto, e Shannon the Cannon Briggs, che è anziano, ha 44 anni, ma anche lui è uno che sa far parlare di sé ed è ancora un nome importante all'interno dei pesi massimi. Quindi, io dico che se Tyson Fury passa attraverso tutti questi avversari, ovviamente dovrà andare contro Deontay Wilder, ancora, eccetera, eccetera. La strada è lunga, ma riuscisse davvero a liberarsi di tutti questi avversari, potrebbe davvero avere un serio motivo di essere ricordato come uno dei migliori pesi massimi di sempre. La Drama Box è tutto, iscrivetevi.